Venerdì mattina, molto presto, ho appreso la brutta notizia che te ne era andato senza averti potuto salutare. Quando si perde una persona cara come te, resta nel cuore tanta amarezza, tanta angoscia, tanto dolore e tanto sgomento. Era da diversi anni che ci conoscevamo, ma ho avuto modo di conoscerti di più da circa 2 mesi, quando si era aperta la mensa della solidarietà. Venivi tutti i giorni con il tuo bel cane sussurro, che era la tua vita, la tua gioia, era tutto per te. Lo hai amato e voluto bene, tanto da salvargli la vita al posto tuo. Ora non avere paura, Vittorio, perché guardandoci da lassù, il tuo cuore gioirà, perché sussurro, il tuo bel cane, è la mascotte della mensa. Non gli faremo mancare nulla, si sentirà voluto bene. Caro Livorio, era una persona dal cuore buono, molto disponibile, ogni qualvolta che gli si chiedeva qualcosa. Bravo, generoso, una persona positiva. Arrivavi spesso una mezz'oretta prima degli altri e ti sedevi lì con noi, perché oltre ad avere la possibilità di avere un pasto caldo, avevi bisogno di parlare, di scambiare due parole. Avevi bisogno di compagnia e di stare con le persone che ti sapevano ascoltare. Nel corso di questi anni ho potuto sperimentare nella mia vita che la povertà non è quella solo del portafoglio, come dice Don Nino, ma la povertà è quella del cuore, quella della solitudine, sì, della solitudine nel cuore. Di conoscerti ed apprezzarti. Oggi siamo qui a piangere la tua dipartita da questa terra entrata che non ha saputo proteggerti. Abbiamo voluto accompagnarti nel tuo ultimo viaggio che sicuramente ti condurrà nelle braccia del nostro Signore Gesù Cristo. Ti ricorderemo sempre per la tua onestà, la tua gentilezza e la tua signorilità. La tua morte sarà una riflessione e un mea culpa per tutti. Un monito a noi giovani affinché ci adoperiamo per migliorare questa società dove l'egoismo e l'indifferenza predominano sulla misericordia e sulla solidarietà.